Capitan Findus è un personaggio da sempre associato in maniera molto forte alla gamma iconica dei Bastion Shield. È ovviamente parte dello spot, del nuovo spot che da settembre dello scorso anno è online. Lo rifacciamo perché non è online, è in onda. Capitan Findus è da sempre associato in maniera molto forte al mondo e alla gamma degli iconici Bastion Shield Findus. È ovviamente protagonista dell'ultimo spot che è in onda da settembre 2023, in cui sicuramente esaltiamo le qualità del prodotto, ma sottolineiamo anche un'analogia importante, ovvero che consumare bastoncini in famiglia è l'inizio delle migliori avventure dello stare insieme. Questo è un concetto fondamentale per noi che sta alla base di tutte le iniziative di marketing, ivi compresa anche quella che siamo qua oggi a presentare, ovvero l'attività di co-branding che facciamo con Playmobil. Oggi che acquista una confezione di bastoncini e pesce panato, ha la possibilità di vincere un Capitan Findus by Playmobil, per appunto vivere le avventure del capitano a casa in famiglia. L'obiettivo infatti di tutte le iniziative che noi facciamo come dipartimento di marketing è quello di avere Capitan Findus sempre più al centro dell'occasione di consumo. Occasione di consumo che è la cena in famiglia, dove sappiamo che i bastoncini Findus sono un alleato prezioso per i genitori, sono facili da preparare, veloci da preparare, rassicurano i genitori sul fatto di servire, di mettere in tavola per la propria famiglia un alimento con un profilo nutrizionale assolutamente valido, dall'altro però sono garanzia anche di un successo assicurato. Noi diciamo spesso che i bastoncini Findus assicurano piatti puliti e bimbi sorridenti e felici. Come si struttura il piano di comunicazione? Il piano di comunicazione è strutturato attraverso diversi canali, quindi sicuramente abbiamo lo spot TV, come ho appena detto, ma anche canali digitali, online video e anche social, fino ad arrivare al punto vendita in molti casi. Il budget di quest'anno in comunicazione ha un aumento rispetto all'anno scorso? Il 2024 segue un po' il trend che è stato anche dello scorso anno, ovvero di aumento di investimento da parte della nostra azienda sulla comunicazione di questo brand. Credo c'è anche una testimonianza di quanto l'azienda stessa creda nello sviluppo e nella crescita della marca. In termini di channel mix abbiamo ancora un peso preponderante della televisione, ma sicuramente quello che stiamo osservando è che anno dopo anno c'è una crescita dell'investimento anche sulla parte digitale. L'azienda come valuta l'utilizzo degli influencer, non solo per questo caso specifico, ma anche più in generale? Per questo caso specifico, avendo un asset molto forte come Capitan Findus, preferiamo affidarci a lui. Dal punto di vista della politica aziendale non escludiamo l'utilizzo di influencer, diciamo che in questo caso specifico non lo stiamo utilizzando, non è probabilmente il canale di comunicazione che utilizziamo di più su Capitan Findus, ma è una cosa che neanche ci sentiamo di escludere a priori. Sul fronte comunicazione live, oltre alle attività in negozio, prevedete qualche altro intervento? Al di là della comunicazione punto vendita, in alcuni casi facciamo una display out of home, come viene detta insomma, in gergo tecnico, quindi in alcuni casi sì, proiettiamo in stazioni piuttosto che affissioni.